Io ho portato questo piccolo video perché eh, il, si trova già nella pagina Facebook, però adesso lo voglio riproporre a tutti coloro che non l'avessero ancora visto. Grazie Alberto Panin per mettercelo in onda. Diciamo che raccontaci tu com'è nata questa idea, perché l'idea è bellissima, è stata una cosa vincente di sicuro. Mm. E poi l'abbinamento con questi uomini così eh, simbolo di forza, di violenza fisica, che è una, una violenza naturalmente che si manifesta solamente in un campo da sportivo, sportivo, ecco. Però dimmi, raccontami, come vi siete incontrati, cosa avete stabilito? Allora, l'evento, questo, questo flash mob è stato organizzato da quattro persone. Una sono io, poi c'è Francesca Visentin che è una giornalista del Corriere del Veneto, Cadigia San che è un'altra giornalista e poi c'è Chiara Coltro che invece è presidente di un'associazione, Artemisia, un'associazione d'arte e lei è una pittrice. Fondamentalmente la cosa è stata vincente secondo me su più fronti perché mh, molto spesso si pensa che le persone in generale non possano, individuali, no? singole, non possano fare nulla. E invece secondo me noi quattro abbiamo dimostrato che volere è potere. Non c'erano dietro associazioni, non c'erano dietro partiti politici. Il flash mob è proprio questo, significa dare un appuntamento e queste, tutte le persone sono state raggiunte attraverso web, attraverso Facebook, quindi una grande, una grande comunicazione capillare proprio a livello di, di rete. E passaparola naturalmente, e mh, lo scopo era quello che hai detto tu giustissimamente all'inizio: eh, molto spesso quando si parla di violenza sulle donne eh, si, si rischia un po' di fare un cortocircuito, perché se vogliamo veramente eh, in qualche modo combattere la violenza, abbiamo capito che ci sono varie cose da fare. Quella su cui ci siamo concentrati per questo flash mob era la, la cultura e la comunicazione. Per non fare, fare in modo che siano solo le donne che sentono questo problema abbiamo trovato in qualche modo un testimonial, un testimonial d'eccellenza che erano appunto tutti quanti gli atleti del rugby petrarca. Devo dire che intanto eh, l'ambiente del rugby si è dimostrato non solo vicinissimo e sensibile al problema, ma ci ha proprio incoraggiate, sostenute e non si, non si sono proprio minimamente pensati no, di mettere in dubbio questa cosa, anche se obiettivamente avevamo proposto una cosa piuttosto singolare, ovvero eh, scendere in piazza. E gli uomini davano fiori non solo alle donne, soprattutto agli uomini e il messaggio che davano erano delle frasi che loro stessi avevano elaborato cercando di in qualche modo scalzare lo stereotipo della violenza, ovvero eh, loro che sono uomini grandi, grossi, belli, potenti, anche forti e sicuramente di successo, eh, che cosa potevano dire per aiutare in qualche modo a cambiare la cultura di un maschio? che pensa che per essere figo e di successo debba prevaricare. La parola chiave è gentilezza. E quindi ti vedevi questi omoni, grandi e grossi, che andavano vicino a signori anziani, a coppie anche di persone che camminavano, raggiungevano proprio i passanti e tutte anche le persone che si erano raggruppate molto incuriosite perché c'erano queste grandi macchie rosse di colore che erano queste margherite. E dicevano, davano un fiore e dicevano lo porti a casa alla sua, alla sua donna. E guarda che un uomo di successo, è un uomo gentile. Io sono Vincente. Per perché sono rispettoso. Quindi tutto un altro tipo di comunicazione è fatta proprio, come dire, in punta di piedi, con molta eh, gentilezza, perché alla fine non è detto che bisogna solo urlare perché i messaggi vengano distribuiti sì, certo. e capiti. Ecco, ero curiosa mh, così di capire come eh, potevano uh, aver reagito gli uomini nel ricevere la frase e il fiore. Ma giustamente me lo hai spiegato perché era un messaggio che loro poi dovevano portare a casa, le loro donne. E doveva lavorare naturalmente in loro stessi.